Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi andiamo a giocare a 3 minuti più 2 secondi a mossa. Magari facciamo un paio di partite. E giochiamo contro l'apertura inglese. Apertura inglese, questa è una variante ben nota agli altri, non a me. E proviamo a giocarla come se fosse una siciliana in contromossa. Una siciliana chiusa in questo caso, perché ho il cavallo in C3, non ho fatto cavallo F6 e D5, quella sarebbe una siciliana aperta in contromossa. E, alfiere G2, alfiere G7. Ora, diciamo che si verrà a creare una struttura in cui il bianco cercherà o di fare D4 o di giocare D3 e poi torre B1, B4, B5 ed avanzare su lato di donna anche sfruttando questo bel alfiere. Mentre il nero potrà fare un po' di casino sul lato di re sperando di avere qualcosa, ma probabilmente fallendo. Quindi andiamo con F5, cavallo F6. Questo qua più o meno sarà il nostro sviluppo, arrocco e metterò i pezzi in questo modo. Ok, D4. Posso sia fare E4 e anche posso anche star fermo, perché no? Qual è il problema di stare fermi un po' nella vita? Tanto se mangia qua, posso sia mangiare di cavallo, ma anche di pedone forse. Infatti, lui ha giocato B3, giocherà tranquillamente alfiere B2. Queste posizioni le gioco più spesso con il bianco, a dire il vero. Ok, che fare qua? Dovrei iniziare a preparare la spinta F4. E, per esempio, cavallo H5 potrebbe essere una mossa giusto per buttare un po' di benzina a caso. Vabbè, dai, facciamo cavallo H5 anche perché è una partita blitz, quindi giocare posizioni dinamiche in cui si attacca potrebbe essere una scelta pratica. Ad esempio, adesso in caso di arrocco, F4 secondo me è molto 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 pericolosa. Io al posto suo farei forse D per E5 o una mossa così, anche una mossa di consolidamento tipo donna D2 o cavallo D5, anche una mossa che si può fare. Infatti, gliel'ho suggerita. Ok, cavallo D5, cavallo E7. Prepariamoci a scacciare questo cavallo anche con C6, perché no? Cavallo in D5 non ci si può convivere per troppo tempo. Sempre su arrocco, io avrei un po' paura di questo F4 in realtà, anche se un sacrificio di pedone apre molto le linee, sia questo alfiere che questa torre, da questa nuova casa al cavallo. È una mossa che il bianco deve temere, no tenere. C6, finalmente cacciamo il cavallo. Ora, beh, se mangio in E7, donna per E7, ne ho una posizione abbastanza solida. Presa. Non ho neanche troppo tempo in meno, quindi sono abbastanza tranquillo. Il mio centro è abbastanza forte. Fiere 6 se proprio voglio finire lo sviluppo e torre di 8. Tutte mosse normali e sempre, come sempre, è su arrocco F4. F4 che minaccia F3. Quindi lui vedete che comunque attende un po' prima di arroccare perché sicuramente ha visto questa possibilità. Adesso dopo cavallo C3 in realtà forse posso farla comunque.
Perché mangiare col pedone E mi apre la donna e il re che è rimasto al centro della scacchiera rimane molto esposto. E inoltre F3 è una minaccia anche abbastanza concreta, nel senso che far arrivare un pedone così avanzato e in una posizione così aggressiva sicuramente non è troppo piacevole. Probabilmente il bianco sta pensando di arroccare lungo. Per evitare i problemi del mio attacco sul lato di re. Però neanche sul lato di donna il re è troppo al sicuro in realtà. Staremo a vedere. E4. Ok. Su F3 probabilmente farà alfiere F1. E ho già in mente qualcosa tipo alfiere H6 per impedirgli l'arrocco lungo. Adesso voglio cercare di incastrare il suo re al centro della scacchiera. Infatti, alfiere C1, donna G7. Non so se ce la farò, probabilmente no, però è lui che sembra sulla difensiva qua. Alfiere H6, donna H6, donna D2. Probabilmente è il modo più semplice per lui di liberarsi. Facile, gli suggerisco tutte le mosse. Ok, per esempio, donna per D2. Che se torno indietro, forse posso anche tornare indietro. Why not? Ma sì, dai, teniamo le donne. Teniamola ancora un po' sbilanciata questa posizione. Alfiere 6. Magari posso fare torre di 8. Chi lo sa? Vai, prepariamola. Facciamo prima donna in 7. Va, che non sia mai che possa dare la donna sulle due torri. Non ho voglia di calcolare troppo. Torre di 8. Perché non ho messo l'altra? Non lo so. Probabilmente era meglio mettere l'altra. Torre di 4, la torre sta bene e preparo il raddoppio sull'unica colonna aperta della posizione. Torre di 8, le torri sono messe molto molto bene e ora cerchiamo di evitare di perdere per il tempo. Ad esempio, forse posso mangiarmi questo pedone qua, perché no? Pedone in più, B4, ok, però si sta mano a mano indebolendo. Ora rimetto l'alfiere qua in modo tale che non abbia qualche scacco noioso. Cavallo G4, metto pressione anche al pedone F2. Preparo anche donna D8, giusto per rinforzare il controllo della colonna D ulteriormente. E il mio avversario ha perso per il tempo, purtroppo. Però penso che il mio avesse già posizione molto molto superiore. Sì, penso che questo sia il momento in cui vado in vantaggio in maniera abbastanza definitiva. Le torri stanno troppo bene, minaccio l'alfiere in D3. Il modo più sensato per difenderlo è torre D1, che però perde il pedone H3. Quindi vediamo se aveva alternative lui. Per esempio, donna C2. Ok, però deve stare attento a donna A3 scacco. Anche donna G5 nell'aria che inchioda la torre. Minaccia questo. Quindi sicuramente è una posizione scomoda. Andiamo a analizzarla velocemente col motore. Anche se analizzare le partite blitz non ha mai troppo senso. Andiamo a vedere cosa dice l'uomo. Esatto, fin qua la dà abbastanza pari e dopo torre di 8 il vantaggio diventa molto molto grande. Potete vedere la barra sulla sinistra. E adesso mi dà un vantaggio di 3 pedoni. Dopo alfiere per H3 la posizione crolla completamente. Lui suggerisce al posto di torre D2 e raddoppiare le torri per difendere il pedone D3, semplicemente risolvere il problema giocando alfiere C2, anche se questa variante comunque mi dà un 2
discreto margine. Andiamo a fare un'altra partita. Giochiamo contro Kolmikauk. Questa volta giochiamo D4. D4 F5. E l'altra volta avevamo fatto alfiere G5 e avevamo vinto in 0 mosse. Questa volta proviamo qualcosa di più standard. Questa qua dovrebbe essere una delle mosse principali. Comunque, setup con l'alfiere in fianchetto. Vabbè, dai, facciamo anche C4. Non mi ricordo assolutamente nulla di questa apertura, di questa olandese. Ok, qua c'è una bella manovra, perché allora il nero si sistemerà così al centro, creando questo Stonewall, si chiama questa apertura con il nero, in cui l'alfiere in C8 piangerà male. E l'idea del bianco è piazzare un cavallo in questa casa che si è indebolita. È chiaro che se io metto il cavallo in C3, potete contare le mosse che ci mette un cavallo in C3 ad arrivare in E5, ma sono veramente infinite. Quindi l'idea del bianco è mettere questo cavallo in F3, da dove attacca E5, e l'altro metterlo di qua per fargli fare sto giretto. Questa è una delle poche cose che so sullo Stonewall. Quindi cavallo H3, per quanto sia una mossa stranissima, ha un significato di strategia abbastanza profondo e penso sia anche una delle mosse principali. Vabbè, adesso arrocco corto, vediamo dove mettere l'alfiere. Adesso anche alfiere F4, cambio il suo alfiere buono. Vedete come... essendo la struttura tutta sul bianco, a me conviene cambiare il suo alfiere, che è quello che gli copre tutti i buchi sulle varie caselle scure, in particolare E5. Ok, cavallo in E4, cavallo F3. Vediamo come la differenza tra l'avamposto che io avrò in E5, quasi sicuramente, non può essere controllato da pedoni, mentre il suo cavallo in E4 in futuro potrà essere tranquillamente cacciato con F3. Quindi il suo avamposto è molto meno stabile del mio. Alfiere per D6, donna per D6, cavallo F4. E abbiamo quasi completato la manovra. Tra l'altro, dopo H6, forse posso anche fare questo giretto più simpatico. Vediamo se è questo il caso. Perché no, preferisco giocare tranquillamente cavallo D3. Vedete come lui è molto aggressivo di qua, ma comunque il mio re è ben fortificato. Prima o poi farò cavallo E5, F3 e magari anche E4. Questo è il sogno proibito del bianco. F4 molto aggressiva, che però indebolisce un po' la casa. E4, cavallo E5. Cavallo D7. Ok. F3, perché no? Ok, magari ci sono dei motivi per cui non dovrebbe essere buonissima, però vabbè. Non ho più tanto tempo, quindi decido di giocare F3. L'alfiere un po' soffrirà un po', ma speriamo di riuscire a liberarlo presto. Tra l'altro, adesso cavallo in F6, magari rischia di perdere F4, quindi non è comodissima la posizione del nero già. Forse ho visto un problema. D per C4 potrebbe essere un problema. No, dai, mangio qua. Arca. Allora è un problema davvero. Perché se io mangio qua, il problema è che adesso D4 è sospeso. Un po'. Posizione sfortunata. Vediamo come posso risolvere questa cosa. Per esempio. Ok, proviamo tornando indietro qua.
Perché è vero che lui mi ha mangiato un pedone, però comunque il suo cavallo in presa. E anche il suo pedone è comunque in presa, quindi posso mangiarmelo e poi cercare di tornare in D3 da dove sostengo i 5. Ok, in questo caso invece... La situazione si fa più complicata. Non mi piace più così tanto, devo aver sbagliato qualcosa. Ah, scacco in C5, ho analizzato soltanto da una per D1. Sono un babbo. Sono un babbo, ormai la mia posizione è persa perché dopo cavallo F2 sono costretto a dare la torre. E vediamo come... Se riesco, se riuscirò a trovare abbastanza controgioco. Non credo proprio. Però ci possiamo provare. Donna C2, minaccio donna G6, scacco. Con almeno perpetuo. Quindi non è una cosa che lui possa ignorare. E alla prossima magari mi mangio C4, giusto per recuperare... Un pelo di materiale. Può mangiare G3 forse. F per G3, cavallo D3. Devo cercare di incasinare la posizione il più possibile in modo tale che lui possa sbagliare. Il cavallo D3 può essere una scelta giusta perché donna per E2 sostanzialmente. L'unica mossa sensata. Ok. Mi ha lasciato la donna in presa. Bene così. Sicuramente sarei riuscito a trovare controgioco in questa posizione. Ok, la mia idea era abbastanza speculativa. Donna per E2 qua. E cercare di aprire la colonna G. G per F4, G per F4 e torre G1. Per cercare di aggredire il re. D'altronde, fin tanto che la torre rimane nascosta qua a non fare nulla, il suo vantaggio di materiale non è così chiaro. E, cioè, è chiaro, però non è così chiaro come sfruttarlo. Adesso il bianco, secondo me, ha delle buone chance di trovare controgioco. Ma fortunatamente, come sempre, siamo stati molto fortunati. Fortunatamente, siamo stati fortunati. E ci ha lasciato la donna in presa, quindi bella lì. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video, nei prossimi giorni. Ciao ragazzi!